Oggi con Vivere il Garda ci siamo portati a Tignale, nella zona dell'Alto Lago, e siamo in piazza Umberto I, proprio dinanzi al municipio. Siamo con Franco Negri, sindaco di Tignale, per fare un po' il punto della situazione. Una località sicuramente in prima linea sotto molti punti di vista, polo attrattivo in campo turistico, tanto lavoro da fare con la comunità locale, con i cittadini, per rendere sempre al meglio e aumentare anche la qualità della vita locale, è così? Sì, buonasera a tutti. Tignale è un comune di 1300 abitanti, 6 frazioni, fa del turismo, come si diceva, l'economia trainante. Abbiamo come eccellenza ovviamente il nostro territorio, e l'amministrazione comunale in questi anni ha cercato di salvaguardare il più possibile il territorio e di valorizzarlo per quello che è, insomma, ecco, le nostre montagne, la nostra zona a lago, ma soprattutto l'entroterra, che è un po' il fiore all'occhiello del nostro comune e apprezzato molto anche dai turisti che vivono il nostro territorio. Ecco, lei ha già accennato una parte a lago, una parte dell'entroterra, quella prevalentemente montana, ricca dal punto di vista ambientale e con tanto da offrire anche per quanto riguarda i prodotti tipici del territorio. Certo. Vedremo poi la cosa più importante che cura i prodotti tipici del territorio, la nostra latteria turnaria, in realtà più conosciuta come oleificio biologico, e è un po' quello che promuove anche il nostro territorio da un punto di vista di prodotti tipici e di agricoltura. In questi anni abbiamo effettuato anche una convenzione con la latteria turnaria proprio per la salvaguardia e la riqualificazione del nostro territorio, con il recupero di alcuni oliveti e di alcuni terreni che ormai erano pressoché abbandonati, e un accordo che è in vigore dal 2015 ha dato l'opportunità di riqualificare queste zone, di recuperare determinati oliveti e quindi di aumentare anche la produzione sul nostro territorio di quelli che sono i prodotti tipici, molto apprezzati dai turisti, perché chi visita Tignale all'oleificio biologico ci va, e quindi a maggior ragione per noi è motivo di orgoglio poter offrire ai nostri turisti anche questa opportunità. In questo rapido giro alla scoperta di Tignale, la prima puntata di Vivere il Garda dedicata a questa località, non si può non citare un punto di forza di questo territorio: è riuscito a conquistare la bandiera arancione. Cosa rappresenta? Ma per noi è un motivo molto così importante poter parlare anche di queste opportunità che ci è stata data e che di anno in anno continuiamo a coltivare, proprio perché avere la bandiera arancione significa coltivare il territorio, salvaguardarlo, ma ogni anno promuoverlo anche da un punto di vista di recupero ambientale, ma anche di salvaguardia in sé del territorio. E quindi per noi è un'eccellenza poter dire siamo bandiera arancione. Quindi un riconoscimento che è indice di cura, tutela dell'ambiente, come diceva. Da chi è rilasciato, da chi è assegnato alle amministrazioni comunali questo riconoscimento alla bandiera arancione? Sì, è assegnato in genere da persone, dai team che vengono, visionano il territorio, vedono se di anno in anno abbiamo fatto quello che sostanzialmente porta al miglioramento del territorio. Devo dire che ogni anno viene fatto con la massima attenzione e la massima salvaguardia di quelle che sono le peculiarità del nostro territorio. Tocchiamo per ora un tasto dolente, la viabilità, e la Gardesana 45 bis in ambito Alto Garda sicuramente è un punto molto delicato per Tignale, forse soprattutto. Per Tignale soprattutto, ma soprattutto nel 2016 non si può pensare di avere una viabilità che danneggia i nostri operatori, ma danneggia anche chi nella quotidianità vive il territorio. Ricordiamo che Tignale nella scorsa stagione ha fatto qualcosa come 48.000 arrivi, circa 300.000 presenze, ma soprattutto ci sono tantissime persone che affrontano quel pezzo di strada per motivi di lavoro, ma anche per motivi di studio. Più volte è successo che i ragazzi a scuola arrivano in ritardo, non riescono ad avere le opportunità che tutti gli altri territori hanno. Non possiamo pensare che un territorio come Tignale, che fa dell'economia turistica,
il fiore all'occhiello possa essere danneggiato in questo modo da una viabilità che non ci fa onore, devo dire. Ecco, proprio nei prossimi giorni avrò un incontro con il prefetto sul tema. E quali prospettive ci sono anche dal punto di vista di una nuova viabilità, di una Gardesana che veda qualche galleria in più e per un territorio che registra circa 24 milioni di presenze turistiche, quello del Lago di Garda, una viabilità al passo con i tempi? Direi che purtroppo ai passi con i tempi non lo è. So che sono stati stanziati dei fondi per la progettazione di queste gallerie, che poi impropriamente vengono chiamate le gallerie tra Tignale e Garniano. Credo che però nell'imminente bisognerebbe fare qualche altro intervento che possa rendere agibile almeno una delle due gallerie che di solito creano problemi di viabilità. Ricordiamo che in un ultimo, circa due settimane fa, la Gardesana sostanzialmente è stata interrotta semplicemente per un incidente, perché un pullman e una macchina non riuscivano a passare in contemporanea all'interno di una galleria, e credo che questo sia poco edificante e poco rispettoso per le persone che vivono questi territori e le persone che su questi territori investono tantissimo. E anche perché viene in vacanza in questi territori. Torneremo a parlare di questi temi, grazie al signor Sindaco, e ora concentriamoci sull'olio bio di Tignale. Ed eccoci dunque nel cuore della latteria turnaria di Tignale, davanti a questo antico torchio. Qui ci sono 110 anni di storia di una cooperativa che ha voluto promuovere il meglio del prodotto tipico locale, quindi non solo l'olio come oggi, ma tante altre ricchezze dell'ambito dell'Alto Garda. Stiamo col presidente della cooperativa, Battista Berardinelli. Cosa ci può raccontare di questi 110 anni di storia? È una storia lunga e non voglio farvela partire dal 1904, anno in cui degli allevatori di Tignale si mettono insieme per fondare la latteria turnaria. Cosa vuol dire? Che a turno conferivano il latte e a turno lo lavoravano. Passano gli anni, le guerre, vicissitudini diverse, arriviamo agli anni 80, di mucche ce ne sono poche, e la nostra cooperativa deve decidere cosa fare, se chiudere i battenti oppure trasformarsi, oppure fare qualcos'altro. Decidiamo di fare qualcos'altro su un progetto del Parco Alto Garda bresciano, rivolto al recupero degli uliveti, che erano anche loro in stato di abbandono. Decidiamo di dedicarci alla cura dell'olivicoltura. Qual è il risultato di questo impegno? Beh, è stato un bel impegno, ma i risultati sono stati ottimi. Abbiamo recuperato 50 ettari di territorio ad oliveto abbandonati, tutti coltivati con il sistema dell'agricoltura biologica. Pertanto oggi siamo in grado di dare un prodotto assolutamente eccezionale, un po' perché siamo bravi anche noi a farlo, ma un po' e soprattutto perché siamo baciati dalla fortuna di essere in un posto come questo, insomma, perché l'olio è buono, ripeto, perché sappiamo farlo, ma anche perché le piante crescono in questa terreno, territorio meraviglioso. E concludiamo questa nostra piccola visita a Tignale con il vice sindaco, assessore alla cultura, Maria Luisa Andreis. Siamo in un luogo magico di Tignale, forse poco conosciuto, ci sono tanti punti di interesse, il santuario, Monte Castello, la limonaia del Pra della Fama, ma qui siamo a San Pietro, un luogo che vale la pena conoscere? Esatto, una piccola chiesa longobarda, ma è un grande gioiello per la nostra comunità. L'amministrazione ha realizzato dei lavori di scavo e poi di restauro e ha scoperto tracce importantissime di una storia che noi tignalesi non sapevamo di avere, una storia che ci allontana, o meglio ci avvicina all'epoca dei Longobardi. Questa è una chiesa nata in epoca longobarda come cappella di una famiglia importante e poi sviluppatasi nel corso del tempo, quindi nel corso dei secoli poi è stata diciamo rimaneggiata, leggermente ampliata, il perimetro sempre è rimasto lo stesso. In questa chiesa d'importante il reliquiario che è stato trovato nel pozzetto sotto non la cripta ma comunque sotto il presbiterio, e la tomba dei bambini, la tomba longobarda, con un importante corredo che dimostra proprio quanto questa famiglia fosse benestante, quindi
un corredo fatto di cinture di questi guerrieri longobardi con delle fibule ageminate, quindi di pregio anche artistico, e un pettine altrettanto decorato. Ecco, un'ulteriore bellezza di questa chiesa, che è stata scoperta quasi per caso, è la transenna per finestra, che è sempre di epoca longobarda ed è finemente lavorata. San Pietro fa parte di un percorso che avete ideato per favorire la conoscenza di Tignale tra i visitatori, gli ospiti, i turisti, tutti i giovedì. In che modo? Ogni giovedì il turista, principalmente italiano, ma siamo pronti anche per fare questo nelle lingue, sarà condotto, partendo proprio da questo luogo appunto magico, interessante, ad esplorare tutta la zona medievale di Tignale, quindi tutto il borgo che ha questa storia medievale, fino al santuario di Monte Castello. Quindi ci sarà questa passeggiata guidata, andremo anche a scoprire l'archivio storico comunale, che conserva delle bellissime pergamene medievali, e poi saliremo nel luogo significativo, simbolico di Tignale, che è il santuario di Monte Castello, anch'esso medievale. Quindi si farà proprio questo percorso nella nostra storia medievale. Grazie vice sindaco. Da Tignale con Vivere il Garda è tutto, appuntamento alla prossima.